Benvenuti a Lucca Comics. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, Shogari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Continuiamo le interviste strane e cringe qui ai cosplayer di Lucca Comics. Precisamente ci troviamo in piazza San Michele, dove stanno tutti i cosplay, anche se è un po' calata l'oscurità. Ma i cosplay ci sono sempre, quelli che gli diamo andata a fastidio ci stanno sempre. Iniziamo subitissimo raga, ma ovviamente non prima che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fa tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, che mo vedo i primi cosplay e vado ad a rompere le palle. Siamo con questa è Lady Oscar. Sei Lady Oscar tu? No, chi sei? No, Kafka di un Castarrel. Vabbè raga, se lo conoscete scrivetelo nei commenti cosa si prova a interpretare il tuo personaggio. Che ti piace o non ti piace sto personaggio? No, mi piace parecchio Kafka, sì. E cosa si prova a interpretare il tuo personaggio? Mi sento un po' lei, quindi un po' più fiera, un po' più sicura di me. L'hai già fatto altre volte? Ieri, sì. Prima volta in assoluta, Lu grande, raga. Scrivete qua sotto nei commenti che voto gli date. Tiè, guardate, raga, quante figa la scrivete nei commenti. Mi raccomando, non fate gli stronzi, perché qua poi invece c'è sta pure la testa del non so, una cosa molto inquietante, credo una cosa molto inquietante. Una cosa strana, non so. Che roba sei tu? È Pyramidhead di Silent Hill. Di Silent Hill? Perché hai scelto sta cosa così paurosa? Perché è troppo figo. E soprattutto perché non ci vede a camminare, vero? Certo, non vedo niente. Come cazzo fai a camminare con questa cosa in testa? Cioè io non... Come fai? Mi guidano loro o guardo per terra. Ah, fai come i ciecati fai. Il primo giorno non ho visto la fiera praticamente. Ma perché hai scelto questo personaggio da fare? Perché è bello. Perché è bello, dici sti cazzi che non ci vedo niente. C'è chi mi guida, raga, votate sempre nei commenti qua sotto che voto gli date a Pyramidhead. Tiè raga, è abbastanza inquietante, devo dire. Invece siamo con l'uomo coniglio, giusto? No, in realtà no. Che cos'è? Il mio personaggio è attratto da Leopardo delle Nevi. Ok, quindi sei un leopardo delle nevi? Possiamo dire di sì. Più o meno. E cosa si prova a interpretare il tuo personaggio? Ma soprattutto perché hai scelto il personaggio questo qua? No, questo qua è un personaggio di un gioco per telefono. Ok. Che va molto in Oriente. Infatti qua mi hanno riconosciuto poche persone. Però mi fa piacere che ci trovare altre persone. Quei pochi che ci stanno te riconoscono. Quindi, fa piacere. E perché tu ci giochi a sto gioco, certo, qua? Sì. A che livello sei? Sei una pippa o sei forte? Di la verità, zi, di la verità. No, so forza. Se ho forza, vabbè. Ragazzi, se voi ci giocate, com'è il video? Arknights. Ragazzi, se ci giocate, scrivetelo nei commenti e scrivete anche voi a che livello state. Tu a che livello stai? Ci stanno i livelli, zi? È giocatore singolo. A che punto stai? Livello 120. 120 raga, se l'avete... 2-3 annetti che ci gioca. 2-3 annetti, 120. Se l'avete superato, scrivetelo nei commenti e soprattutto votate anche il suo cosplay. Vediamo quante... Com'è, votate nei commenti qua sotto che voto gli date da 1 a 10, soprattutto se avete superato il suo livello dei 120. Raga, qua ragazzi siamo invece con Heidi, sei Heidi? Heidi da vecchio, non so che cos'è, spiegaci, io sono ignorante. Azula Shangrotto di Twisted Wonderland. Senza lente, senza occhiali, perché i miei occhi erano stanchi. Va benissimo così, raga, va benissimo così. Cosa si prova a interpretare il tuo personaggio? Tanta frustrazione e vendetta, perché il mio personaggio è un po' cattivo. È cattivo, che fa? Imbroglia le persone. È un truffatore, raga, sì. Abbiamo trovato il truffatore Pickpocket. Attenzione, Pickpocket. Per chi hai scelto sto personaggio? Perché diciamo il suo background mi rispecchia molto, perché purtroppo alcune cose le ho vissute anch'io, quindi diciamo... Sei anche tu una truffatrice? No, dai, non arrivo a questi livelli, però posso capire il risentimento. C'è poco capire, raga, votate nei commenti qua sotto se siete anche voi dei truffatori e soprattutto che voto gli date da 1 a 10 a che personaggio? Azul, votate nei commenti qua sotto ad Azul che voto gli date, non fate gli stronzi. Ti fate sempre per i villain, ragazzi. Sempre, sui miei
migliori sono. Allora raga, siamo con tu chi sei, che personaggio sei? Io credo di averlo già visto da qualche parte. Confermamelo. Siamo con il principe che cerca moglie, ma l'ha già trovata, quindi... Hai trovato la moglie, raga. Ha trovato la moglie. Cosa si prova a interpretare uno dei tuoi? È un personaggio tuo preferito o testa sul cazzo innanzitutto? No, è preferito. Che alcuni fanno pure i personaggi che gli stanno antipatici. No, è il tuo preferito, Non è il mio preferito, però mi sta molto simpatico. Ti sta molto simpatico. Perché hai scelto sto personaggio? Perché facevo parte di un raduno anni 90, uno dei miei personaggi. Dai, c'è stato il raduno anni 90, se io quando fanno ste cose, io sto sempre da tutt'altra parte, mo perdo sempre, Di qua siamo passati. Siete passati. Sì. Raga, votate come agli altri, che voto gli date da 1 a 10 a lui, nei commenti, mi raccomando, non fate gli stronzi e mi raccomando, perché è la prima volta innanzitutto che porti sto personaggio, sì. O l'hai portato in altre fiere, in altre parti? No, è la prima volta. Quindi esclusivo. Inedito, sei ineditissimo. E quindi ragazzi, votate da 1 a 10, che voto gli date? Qua siamo. Aspendo sta, qua siamo con tu sei? Io sono il nuovo Capitan America, Sam Wilson. Sam, il nuovo Capitan America. Raga, votate nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Tia, raga. Guardate quanto è figo. Secondo me se merita tanti voti. Soprattutto, perché hai scelto di fare sto personaggio? Perché ho scelto? Allora, perché ha tanti valori molto importanti. E poi mi rispecchia parecchio, anche per via del colore della pelle, perché vabbè, però diciamo, è il tuo personaggio preferito o te sta sul cazzo? Perché alcuni lo fanno, quelli che sono un po' antipatici, alcuni. No, a me piace, non è il mio personaggio preferito. Ok, però qual è il tuo personaggio preferito? Wolverine. Ti dirò di più. Wolverine si chiama James Logan, sì? Mio figlio, che ha 4 anni, si chiama Logan James. Raga, secondo me ha vinto tutto lui, ha vinto tutto. Votate nei commenti qua sotto che voto gli date da 1 a 10 al nuovo Capitan America. 10, perché, ovviamente. Perché l'altro Capitan America è morto, quindi... È invecchiato, sta sulla sedia a rotelle. Esatto, dai. Ogni tanto lo vai a trovare. Sì, guarda, c'è là che il mio amico lo fa da giovane, quindi siamo tornati un po' indietro nel tempo, ma ci sta, ragazzi. Raga, qua a Natale invece sembra che è arrivato un po' troppo in anticipo, perché siamo con Jack Skeleton. Raga, ma per cosa si prova a Natale o è Halloween oggi? Era Natale o non lo so, è un po' inquietante, devo dire. Fateci sapere nei commenti. Scrivete nei commenti, è Natale, Halloween o che cosa? O Luca Comics. Non lo so, mi hai fatto confondere. Lo sai, perché hai scelto di fare sto personaggio? Perché mi rappresenta, mi raffigura, ha molte parti del mio carattere, quindi... Sei un po' Skeleton pure tu. Sì, ho scelto di portare solo questo perché non riesco a entrare in altri panni, quindi non è il testone non entra in altri panni, e quindi ha dovuto portare per forza questo qua, perché non entra il testone. Ragazzi, votate invece nei commenti, come avete fatto con gli altri cosplay, che voto gli date da 1 a 10 a sto Jack Skeleton. Tia, raga, devo dire tanta roba Jack Skeleton, mi raccomando, non fate gli stronzi, se no viene Jack Skeleton a casa e che gli fa, se fanno gli stronzi, che gli fai? Gli spezzi le braccine, come che vai, tac tac tac, gli spezzi. Con ste mani, fa vedere manone, zi. Io ho messo già cagato sotto, e vederlo così dal vivo, da vicino, è abbastanza inquietante, devo dire. Ciao a tutti. Raga, io mi sto a incuriosire, perché sto Batman è davvero... T'ho riconosciuto, credo. Quale Batman lo so? Tu sei. Aspetta, raga, fatemelo vedere bene. Tu sei il Batman di contro Superman, bravo, giusto? Bravo, bravo. Raga, almeno la mia ignorantitudine oggi si è data da parte. Superman ci vuole l'armatura, sennò come fai? Se no, te spezza le ossa. Spezza in due. Però, raga, hai vinto. L'hai ammazzata Batman. Sì, diciamo di sì. Raga, grande. Top del top. Qua c'ha pure l'arma che ha ammazzato Superman, raga. La criptonite. Raga, Superman, no, senza questa come fai? Superman, so cazzi tua. Senti, raga, perché hai scelto di fare sto personaggio?
Beh, perché ho visto il film, mi è piaciuto un casino e allora dice, voglio essere quel personaggio. Ma è il tuo personaggio preferito o te sta un po' sul caso? Perché alcuni fanno pure i personaggi che gli stanno antipatici, no, eh? No, no, il mio preferito in assoluto. Soprattutto questo caramatura è super cazzuto, sì. Scrivete nei commenti, ragazzi, qua sotto voi quale Batman preferite. Io sinceramente preferisco il più cazzuto, questo qua. Fatemelo sapere nei commenti qua sotto, scrivetele, soprattutto scrivete che voto gli date a sto super Batman cazzuto con la lancia che ha ammazzato Superman da 1 a 10. Fatemelo sapere, non fate però gli stronzi, se no viene Batman con la lancia del Superman e va ammazza, beh, fa un culo quanto una capanna. Quindi ragazzi, fatemelo sapere qua sotto, devo dire tanta roba. Complimenti. Grazie. Oh, per oggi con sta pioggia tu non c'hai avuto problemi, no, devo dire, tranquillo. Con sta pioggia che te frega, di armatura, non c'è niente Superman, figurati la pioggia. Qua sta iniziando a piovere perché qua è Lucca Comics and Rain. Già tanto che non è affondata la città, vabbè, Siamo con tu, a te non te si vede niente con sto cappellone in faccia. J-Lo e Johnny. E Johnny, di che cosa siete, raga? Sono ignorantone. Non merita, bravo, esatto. Perché avete scelto sto personaggio? Siamo due amiconi, abbiamo letto la serie in questione e abbiamo detto dobbiamo farlo obbligatoriamente. Sì, come direbbero i giovani di oggi, toccava. Qualcun altro direbbe per forza, però va bene così. È la prima volta che portate questo cosplay o l'avete portato in altre parti? È addirittura la prima volta che lo facciamo. Esatto. Quindi esclusiva Lucca Comics anche per te? Assolutamente sì. Prima volta che ci facciamo in cosplay, oltretutto in tandem, prima volta che almeno per me vengo a Lucca, quindi proprio bellissima esperienza. Proprio verginello, sì, a Lucca. Esatto. Verginello a Lucca, ci piace. E quindi raga, votate nei commenti qua sotto, cerco di farveli vedere a questi due. Votate nei commenti qua sotto che voto gli date da 1 a 10. Non fate gli stronzi, però. Siate che gentili, mi raccomando, non fate gli stronzi, sennò quale. Ma tu il personaggio che è? Ma cos'è? Cavalca un cavallo, vedo un ferro di cavallo in testa. Forse sì, forse è no. Chi lo è so. Un po' complicata la questione. È il cavallo che cavalca lui. No, la questione è un po' complicata, ma non daremo altri. No spoiler, ragazzi. No spoiler, quindi l'importante è che non è il cavallo che ti cavalca. No, nessun spoiler. Solo se leggerete Steelborn Run potrete saperlo. Qui raga, se l'avete letto, se lo conoscete, scrivetelo qua sotto nei commenti e spoileratemi, perché io sono ignorante. E mi raccomando, votate a loro, che voti date da 1 a 10. Quindi ragazzi, chiudiamo il video con loro due, con il cavallo che non so se lui lo cavalca, non lo so e non lo voglio sapere. Scrivetevi nei commenti qua sotto e mi raccomando iscrivetevi al canale. Noi invece ci vediamo al prossimo video domani con altri cosplayer, qui andrò a rompergli i palli e a chiedere qualche altra cosa un po' strana. Raga, al mio tre salutiamo, 1, 2, 3, Shogarin!